aiutarci a sentire, a percepire veramente la colonna vertebrale. Quindi facciamo delle circonduzioni dietro delle spalle. E in avanti, morbide e profonde. Ancora indietro. E in avanti. Mento allo sterno. Lasciamo andare, rimaniamo qui e proviamo a sentire come sta la nostra schiena. Mettiamo la schiena più dritta possibile, rialziamo gli occhi, andiamo a fare delle circonduzioni leggerissime della testa, morbide da una parte e dall'altra, molto morbide. Ancora da una parte e dall'altra. L'ultimo da una parte e dall'altra. Cercate di respirare profondamente. Si inspira, si porta il braccio destro in avanti. Lo abbracciamo, abbracciamo la spalla ed espirando lo tiriamo verso sinistra. Cercate di mantenere il bacino fermo a terra. Fate una torsione dorsale. Schiena aperta, petto in fuori, rimaniamo per 5, 4, 3, 2, 1, si inspira, si riporta tutto verso il centro ed espirando giù le braccia, braccio sinistro avanti, apro, allungo bene, afferro la spalla, inspiro ed espirando ruoto verso destra. Cercate di non chiudervi con la spalla destra verso il centro, ma di lasciarla bella aperta. Inspira, ci riportiamo verso il centro ed espirando lasciamo andare giù il braccio. Facciamo delle belle circonduzioni con il centro. Cercate di non sollevare i fianchi da terra, i fianchi rimangono ben appoggiati da una parte e dall'altra. Fate anche delle belle respirazioni profonde. Inspiro, espiro. E ancora inspiro, espiro, profonde, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sì, testa al centro, si portano le braccia verso l'alto, inspiriamo, cerchiamo di allungare l'addome e la colonna vertebrale senza inarcare. Intrecciamo le dita delle mani e inspirando distendiamole bene verso l'alto, come se ci fosse qualcuno che ci solleva verso il soffitto. Non contraete le ginocchia, lasciatevi rilassate. Spalle, braccia alle orecchie, spalle basse. Si resta per 5, 4, allungate il più possibile il torace, 3, 2, stai al centro, 1, sei un po' flessa verso destra. Ok, espiro, vado a destra e allungo il fianco, cerco di mantenere i glutei a terra, come se ci fosse qualcuno che ci tiene giù, e cerchiamo di aprire bene il fianco, braccia alle orecchie, inspirando si risale ed espirando si flette verso sinistra. Cercate di fare un movimento a livello toracico, non a livello lombare. Si inspira, si risale ed espirando lasciamo andare le mani dietro la schiena, intreccio le dita delle mani, dorso delle mani a terra, inspiro, apro, spingo bene fuori il petto e il resto, schiena dritta. Apriamo bene, ruotiamo, cerchiamo di sentire bene l'allungamento. Ruotiamo le mani, palmi rivolti verso il pavimento. E andiamo a spingere
avanti. Flettiamo le ginocchia, portiamo le mani alle cosce, inspirando andiamo ad aprire bene il petto ed espirando ci lasciamo andare leggermente indietro. Rimaniamo qui, cerchiamo di rimanere appesi, di sentire la schiena allungarsi. 4, respiriamo profondamente. 3, 2, 1. Inspirando, si risale su. Inspirate profondamente, afferriamo la gamba destra ed espirando lentamente scendiamo giù. Schiena in terra, ginocchio destro al petto, il sinistro rimane piegato. Si resta e si tira verso il petto. Quando allunghiamo le gambe, facciamo delle azioni con le gambe in questa situazione, la schiena si allunga, tutta la parte lombare si distende. Andiamo a distendere la gamba sinistra a terra, mantenendo il ginocchio destro più possibile verso il petto e verso l'addome. E rimaniamo in allungamento. 5, respiri. 4, respirate profondamente, cercate di rilassare il corpo grazie al respiro. 3, 2, 1, si inspira lentamente, ci facciamo riportare su dalla nostra gamba. Flettiamo l'altro ginocchio, apriamo bene le braccia, inspiro verso l'alto ed espirando, afferro il ginocchio, lentamente il sinistro, lo porto verso il petto e scendo giù a terra. Mantengo qui con l'altro ginocchio piegato per ora, rimaniamo per 5, 4, 3, 2, respiri profondi, 1, vado a distendere la gamba destra a terra e il resto. Ancora 3 respiri. Facciamo riportare su dalla gamba sinistra, inspiriamo, apriamo bene il petto verso l'alto ed espirando, flettiamo le gambe, andiamo ad abbracciarle, cercando di mantenere l'addome attaccatissimo alle cosce. Rimaniamo qui, schiena dritta, piano piano proviamo ad andare indietro con i glutei, cercando di non staccare mai l'addome dalle cosce. Fino a dove riusciamo ad arrivare, cerchiamo di allungarci il più possibile e di rimanere con l'addome attaccato al cosce. Se andate oltre vuol dire che, se si stacca l'addome vuol dire che siete andate oltre, ok? Quindi rimaniamo con l'addome attaccatissimo e lasciamo andare giù la fronte. Proviamo ad andare altri due passettini indietro con i glutei e scendiamo. Se tira la zona lombare è normale, quindi non vi preoccupate. L'addome deve rimanere attaccatissimo alle cosce. Se qui non abbiamo problemi, ruotiamo i palmi verso il pavimento oppure li togliamo da sotto. L'importante è l'addome e le cosce, massimo allungamento. Spingete bene le cosce a terra, fate altri due passettini indietro con i glutei e cercate di rimanere nella posizione in allungamento. Con il respiro cercate di rilassare il corpo, anche se
Inspira, lentamente risaliamo su, flettiamo di nuovo le ginocchia, apriamo bene il petto ed espirando lentamente portiamoci indietro, piano piano ci appoggiamo a terra, tutte e due le ginocchia a petto e massaggiamo la schiena. Destra, sinistra, avanti e indietro, tutto quello che vi serve per rendere comoda la colonna vertebrale. Cerchiamo di chiuderci proprio al vento, di portare le ginocchia più vicine possibili all'addome. E rilassiamo. E ancora, chiudiamo, cerchiamo di non inarcare mai la schiena. E riapriamo. Ora chiudo il vento e riapro. Mantengo il ginocchio destro al petto, porto il piede sinistro a terra mantenendo la gamba piegata, afferro l'esterno del piede destro ed entro in Ardha Nanda Balasana, la posizione del bambino felice. Il piede deve essere parallelo al soffitto e perpendicolare al ginocchio. Cercate di aprire il più possibile lateralmente il ginocchio. E rimaniamo con la schiena attaccata a terra. Non importa quanto si scende, l'interesse è che la schiena non si stacchi da terra. Rimaniamo spingendo bene con la mano a terra, verso il pavimento. 5 respiri profondi. 4. Respirate profondamente, lasciate spazio al respiro. Il respiro serve per ammorbidire le nostre tensioni. Una ispirazione profonda ed espirando lasciamo andare. Lentamente lasciamo scivolare il tallone verso il gluteo. Chiudiamo la posizione portando il piede destro a terra e portiamo il ginocchio sinistro verso il petto. Afferriamo l'esterno del piede, ruotiamo il ginocchio verso l'esterno. E spingiamo giù, piede parallelo al soffitto, caviglia perpendicolare al ginocchio. Rimaniamo cercando di spingere bene la schiena a terra, dovete sentire il rachide in appoggio, non un fianco, ma il centro della vostra schiena. Si resta. Respiriamo profondamente. Quattro respiri profondi. Lasciamo scivolare il tallone verso il gluteo e riportiamo entrambe le ginocchia al petto. Massaggiamo, di nuovo ovetto, chiuse e inspirando rilascio. Espirando vado a chiudere, inspirando vado ad aprire. Adesso afferro entrambe le parti esterne dei piedi e Ananda Balasana completo. Non mi interessa quanto schiacciate verso terra, mi interessa che la schiena sia totalmente appoggiata. I piedi sono perpendicolari, sono scusate, paralleli al soffitto, caviglie che cadono sopra le ginocchia. Mi appendo all'esterno dei piedi. Rimango. Cerco di rilassare la schiena, non contraete l'addome, lasciate scivolare la posizione piano piano. Potete afferrare i piedi anche dall'interno, come preferite. 5 respiri profondi. 4, 3, 2, 1, lascio scivolare i talloni verso i glutei, vado a chiudere le ginocchia verso il centro e abbraccio e dondolo su e giù.
piedi a terra e solleviamo la gamba sinistra, inspirando. Ci aggrappiamo al nostro piede o alla nostra caviglia, si inspira profondamente ed espirando proviamo a salire. Ci possiamo aggrappare, anzi tiriamo bene la gamba verso di noi. E inspirando ci riportiamo con la schiena a terra. Espiro, chiudo, inspiro, apro. Espiro, chiudo, inspiro, apro. Espiro, chiudo, resto. 5 respiri profondi. 4. A ogni espirazione proviamo a tirare un po' di più. 3. 2. 1. Manteniamo la presa del piede, inspirando lentamente ci portiamo giù. Afferriamo l'esterno del piede con la mano destra, apriamo il braccio sinistro a terra, palmo rivolto verso il pavimento e ruotiamo i fianchi verso destra. Gamba destra, gamba sinistra rimane distesissima. Cerchiamo di portare la scapola sinistra a terra e se riusciamo piano piano andiamo a distendere la gamba destra giù verso la fine del tappetino. Immaginate di creare un angolo retto nelle vostre gambe e schiacciamo forte la gamba destra al pavimento, ci deve ancorare. Cerchiamo di sentire bene le scapole in appoggio, lo so, questo è un allungamento profondo, può essere doloroso. Rimaniamo, 5 respiri profondi. 4. 3. Spingiamo tutte e due le gambe, attive. 2. 1. Lasciamo la presa del piede, manteniamo la mano a terra e rimanendo su questo fianco portiamo entrambe le ginocchia verso il petto. Se non abbiamo dolori al collo particolari possiamo ruotare la testa verso il fianco sinistro. Rimaniamo, cerchiamo di sentire bene la torsione. Cinque respiri profondi. 4. 3. 2. 1. Riportiamo la testa verso il centro e il ginocchio sinistro, poi il destro verso il centro. Andiamo ad abbracciare le nostre ginocchia e massaggiamo la schiena. Inspiriamo profondamente, respirando lasciamo andare il lavoro che abbiamo fatto a destra. Lentamente appoggiamo il piede sinistro a terra mantenendo la gamba piegata, distendiamo la gamba destra verso l'alto. Andiamo ad abbracciare la nostra gamba o la caviglia. Si inspira, rimaniamo qui a terra aperti ed espirando saliamo verso il ginocchio. Inspirando rientriamo a terra ed espirando risaliamo. Lenti e profondi movimenti. Inspiro, apro, espiro, chiudo. Inspiro, apro, espiro, chiudo. L'ultimo, inspiro, apro. Espiro, chiudo, portate anche la gamba verso di voi, si resta, 5 respiri profondi, 4, 3, 2, 1, inspiro, appoggio la schiena a terra, con la mano sinistra afferro l'esterno del piede. La mano destra si apre a terra, palmo rivolto verso il pavimento, ruotiamo il bacino verso sinistra, lentissimo, chiaro, e cerchiamo di mantenere la scapola destra più possibile a terra. Se non riusciamo ad afferrare il piede, afferriamo il ginocchio, la coscia, va bene lo stesso. Schiena ben appoggiata a terra.
terra. Proviamo lentamente a distendere la gamba sinistra, più distesa possibile. E spingiamo bene, le gambe sono attivissime. Rimaniamo per 5 respiri profondi. 4. Spingiamo anche la scapola destra verso terra. 3. Tutto è attivo. 2. 1. Lascio la presa del piede, mano sinistra a terra. Lentamente portiamo le ginocchia entrambi verso il petto e rimaniamo con le scapole a terra. Se non abbiamo problemi con il collo, ruotiamo la testa verso destra. E si resta. 5 respiri profondi. 4. Ci chiudiamo completamente sul fianco sinistro in posizione fetale e con le mani ci aiutiamo a risalire, ci portiamo a sedere. Incrociamo le gambe, inspirando mani alle ginocchia, apriamo bene il petto ed espirando ci lasciamo scivolare indietro. Inspirando risaliamo su verso il centro e espirando schiena dritta. Cerchiamo di portarci giù quanto riusciamo. Se non riusciamo, appoggiamo i gomiti. Se riusciamo, appoggiamo la fronte. Cercate di spingere comunque il petto verso il pavimento, in modo da evitare di creare la gola alla schiena. Spingiamo il petto verso terra. 5 respiri profondi. 4. Inspira lentamente, si risale su, piano piano andiamo ad aprirci, allunghiamo bene verso l'alto ed espirando scendiamo verso destra, addome alla coscia, se non riusciamo appoggiamo i gomiti, cerchiamo di non sollevare il gluteo sinistro, cerchiamo di allungare il più possibile e rimaniamo, spingiamo giù gli ischi, 5 respiri. 4, 3, 2, cercate di inspirare ed espirare profondamente, 1, si inspira lentamente, si risale su, apriamo bene il petto ed espirando scendiamo il fianco sinistro. Come dall'altra parte, sentirete che è diverso, allunghiamo cercando di mantenere l'ischio sinistro a terra. 5 respiri profondi. 4. 3. 2. Uno, si inspira e lentamente si risale su. Si portano le braccia verso l'alto, si inspira, allunghiamo bene l'addome, intrecciamo le dita delle mani e le ruotiamo verso l'alto. Andiamo a ricreare un po' di allungamento verso il soffitto, rimaniamo per 4, 3, addome allungatissimo, 2, 1, si inspira, respirando proviamo a spingere indietro le braccia, mantenendo il tronco bloccatissimo. Inspiro, rilascio, rientro nella posizione. Espiro, la lascio andare. Inspiro, spingo indietro. Espiro, lascio andare. Inspiro, spingo indietro.
Espiro, lascio andare. Ancora due. Inspiro, spingo indietro. Espiro, lascio. L'ultimo. Inspiro, spingo indietro. Resto per tre. E spingiamo anche le mani verso l'alto. Due. Uno. Espiro, lascio andare le mani e ruoto verso destra. Mano sinistra sul ginocchio destro. Mano destra dietro la schiena, come se fosse il nostro muro a contrasto con la colonna vertebrale. Inspiro, allungo verso l'alto ed espirando entro sempre un po' di più nella torsione. Inspiro, mi allungo. Espiro, entro in torsione. Inspiro, mi allungo. Espiro, entro in torsione. Rimaniamo nel nostro massimo per 5 respiri. Controllate di non contrarre i glutei. 4. 3. Questa è una profonda torsione dorsale. 2. 1. Inspiro, rilascio la posizione, guardo avanti. Espiro, lascio andare la schiena indietro, mi ancoro alle ginocchia. Inspiro, risalgo su, di nuovo braccia verso l'alto, intreccio le dita delle mani, palmi rivolti verso il soffitto. Ogni volta, anche qui di nuovo nelle fasi respiratorie, spingiamo indietro le braccia. Quindi inspiro, spingo indietro, dorsale, la spinta, non lombare. Espiro, lascio. Inspiro, spingo. Espiro, lascio. Inspiro, spingo. Espiro, lascio. Inspiro, spingo. Espiro, lascio. L'ultimo, spingo, resto, dorsale, non inarcate la schiena. 5, 4, respirate. 3. 2, 1, inspiro, apro le braccia ed espirando, ruoto verso sinistra, mano destra sul ginocchio sinistro, mano sinistra vicinissima al gluteo destro e cerchiamo di usare il braccio come una leva. Ogni volta che inspiro mi allungo verso l'alto, ogni volta che espiro entro in torsione. Inspirando mi allungo verso l'alto, espirando entro in torsione. Inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, entro in torsione. Inspiro, mi allungo, espiro, ruoto, rimango, controllate di non contrarre i glutei. 5 respiri profondi. 4. 3. 2. Inspiro, torno al centro, mani alle ginocchia, espiro, lascio andare indietro. Inspirando, risaliamo verso il centro, apriamo la gamba destra in esterno, la sinistra rimane piegata, ci ancoriamo alle ginocchia. Inspirando, apriamo bene il centro, espirando, ci lasciamo andare indietro. Inspirando, apriamo, saliamo. Ed espirando, lasciamoci andare in avanti. Inspiro, salgo. Espiro, indietro. Inspiro, salgo. Espiro, in avanti. Inspiro, salgo. Espiro, indietro. Inspiro, salgo. Massimo allungamento. Espiro, giù. Gomiti a terra. Schiena allungatissima in avanti, cercate di aprire il più possibile la gamba destra verso l'esterno e ruotare il femore. È una extra rotazione, quindi il piede non va interno ma va esterno. Ischi, coscia, destra, tutto appoggiato a terra. Se non appoggia, chiudete un pochino la gamba. L'importante è che andiate in avanti con la schiena. Rimaniamo per 5 respiri profondi. 4. Spingo in avanti le spalle. 3. Rimango con gli ischi bene a terra. 2. 1. Si inspira.
Espiro, sciolgo la posizione, porto la gamba sinistra al centro, più al centro possibile, e vado a chiudere sopra la gamba destra. Manteniamo bloccati gli ischi, si inspira ed espirando proviamo ad arrivare più giù possibile con i gomiti. Rimango. 5 respiri profondi. 2. Cercate di controllare molto la vostra respirazione, sentirete che nelle espirazioni il corpo tende a rilassarsi ed è più doloroso, ma è normale e va benissimo così. 1. Si inspira, lentamente si risale su. Andiamo ad intrecciare anche le braccia nella posizione completa di Konkasana. Inspiro, apro bene il petto ed espirando, scendo giù. Inspiro, apro, ci prepariamo per chiudere le braccia dietro la schiena. Espiro, chiudo. Inspiro, salgo. Espiro, scendo. Inspiro, salgo. Espiro, sciolgo la posizione delle braccia. Inspirando, portiamo il braccio destro verso l'alto e portiamo la mano tra le scapole. Braccio sinistro si inspira, apre esterno, ruotiamo dietro. Cercate di non portare la spalla in avanti quando fate questa cosa, ma di mantenerla più indietro possibile. E proviamo ad afferrare le mani dietro la schiena. E si resta. 5 respiri profondi. 4. 3. 2, 1, lentamente sciogliamo la posizione, ci riportiamo verso il centro e cambiamo lato. Andiamo a distendere la gamba sinistra e flettiamo la gamba destra. Le mani sono alle ginocchia, si inspira, apriamo bene il petto ed espirando lasciamoci andare indietro. Si inspira, si risale ed espirando in avanti. Mantenete i glutei a terra, aprite il più possibile la gamba. Inspiro, apro. Espiro, scendo indietro. Inspiro, salgo. Espiro, scendo in avanti. Inspiro, salgo. Espiro, scendo indietro. Inspiro, salgo. Espiro, scendo in avanti. L'ultima volta. Inspiro, salgo. Espiro, scendo indietro. Inspiro, salgo, il massimo, cerchiamo di portare i gomiti a terra. Gluteo sinistro ben appoggiato a terra, coscia appoggiatissima, polpaccio e coscia spingono verso il pavimento. Manteniamo la schiena più dritta possibile, le spalle tirano in avanti, schiena dritta, non curvare assolutamente, si resta. 5 respiri profondi. 4. 3, 1, si inspira, si risale su piano piano e cerchiamo di andare a chiudere adesso. Quindi portiamo la gamba destra al centro e chiudiamo sopra la sinistra. Le ginocchia dovrebbero essere parallele, una sopra l'altra. Inspirando, apriamo bene il petto. Ed espirando scendiamo giù, cerchiamo di mantenere i gomiti a terra, sentite bene gli ischi appoggiati giù, soprattutto il sinistro. Rimaniamo per 5 respiri profondi, 4, 3, 2. Uno, si inspira lentamente, si risale su e portiamo le braccia nella posizione di Garudasana, quindi andiamo a incrociare. Inspiro, apro bene il petto, espiro, scendo. Forte l'addome,
Inspiro, salgo. Espiro, scendo. Inspiro, salgo. Espiro, scendo. Inspiro, salgo. L'ultima volta. Espiro, scendo. Inspiro, si risale su. Si lasciano andare le braccia. Mano sinistra su verso l'alto. Porto la mano al centro delle scapole. Braccio destro dietro la schiena. E andiamo a chiudere. Non importa, non chiudere. Rimane aperta. Anche a me fa male, quindi resta aperta. Non vi preoccupate. È normale. 5, 4, 3, 2, 1, si inspira, si scioglie lentamente la posizione e anche la posizione delle gambe. Distendiamo le gambe in avanti. Si inspira, braccia verso l'alto, espirando si scende quanto si riesce, cercando di sempre attaccare l'addome alle cosce e si resta. 5 respiri profondi, schiacciate bene con le cosce e col bacio a terra e l'addome e il petto alle cosce. 4, 3, 2, 1, si inspira, si risale su lentamente, pian piano, flettiamo la gamba a destra e la accavalliamo oltre la sinistra. Braccio destro, inspiro, apro bene a lungo verso l'alto, porto la mano dietro la schiena, con il braccio sinistro allunga verso l'alto, andiamo ad abbracciare il ginocchio e il gluteo. La mano dietro la schiena ci aiuta ad allungare la schiena verso l'alto. Inspira ed espirando entriamo in torsione, sguardo verso la spalla destra. Rimaniamo, cerchiamo di spingere verso l'alto. 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, guardo avanti, sciolgo la posizione, porto la gamba destra accanto alla sinistra ed espirando, scendo giù. Sempre cerco di andare un po' indietro con i glutei e proviamo ad appoggiare sempre più vicino l'addome alla coscia, alle cosce. Rimaniamo per 5 respiri profondi. 4. Spingiamo bene con le cosce a terra, questo ci aiuta a scendere. 3, 2, 1, lentamente si inspira e si risale sul pian piano. Andiamo ad incrociare la sinistra oltre la destra. Braccio sinistro, inspiro verso l'alto, apro, porto la mano dietro la schiena. Braccio destro, apro, inspiro, vado ad abbracciare il ginocchio. Cerchiamo di entrare in una torsione profonda, la mano spinge bene a terra e ci allunga la schiena. Espirando, ruotiamo lo sguardo verso la spalla sinistra. Ogni volta che inspiriamo ci allunghiamo verso l'alto, ogni volta che espiriamo entriamo in torsione. 5 respiri profondi. 4. 3, 2, 1, si inspira, guardiamo avanti, portiamo in avanti di nuovo la gamba sinistra ed espirando per l'ultima volta scendiamo giù. Addome vicino alle cosce, cerchiamo di sentire il più possibile la profondità del movimento e si resta. 5 respiri profondi, 4, 3, 2, 1, si inspira, si risale su,
Flettiamo le ginocchia, ci ancoriamo alle nostre gambe e espirando lentamente scendiamo. Piano piano sfioriamo il pavimento con la schiena, scendiamo giù e massaggiamo la colonna vertebrale, ginocchia al petto. Manteniamo al petto il ginocchio destro, andiamo a distendere la gamba sinistra. Rimaniamo con la schiena attaccata al pavimento. 5 respiri profondi. 4. 3. 2. Uno, cambiamo gamba, la sinistra al petto, la destra giù e rimaniamo. 5 respiri. 4. 3. 2. Andiamo a distendere anche la gamba sinistra a terra e allunghiamo le braccia dietro la testa. Non inarcate la schiena, cercate di mantenere la naturale fisiologia della colonna vertebrale. Non contraete l'addome, provate a sentire lo spazio nella vostra pancia, nel vostro addome. Inspirando, portiamo le braccia verso l'alto, espirando, lasciamo scivolare lungo i fianchi, palmi rivolti verso il soffitto, rimaniamo in Shavasana, rilassiamo gli occhi, rilassiamo tutto il corpo, le labbra, la lingua, i denti, il collo. Lasciamo andare il peso del corpo sul nostro tappetino. E osserviamo nuovi spazi nel nostro corpo. Rilassiamo le dita delle mani e dei piedi. Proviamo a sentire tutto il peso del corpo a terra. Quali sensazioni ci arrivano dalle nostre gambe, dal nostro addome, dalla nostra schiena. Evitate di serrare i denti e di strizzare gli occhi, tutto molto rilassato, fronte rilassata, sopracciglia rilassata. Lasciamo che il corpo possa metabolizzare e lasciare andare questa pratica, questi spazi. Provate a osservare se vi sentite simmetrici o asimmetrici. Inspiriamo profondamente, gonfiando l'addome e il torace. Tratteniamo l'aria. E espirando, lasciamo andare piano piano. Ancora inspiriamo profondamente ed espirando lasciamo andare. Immaginate di essere un materassino da mare quando si sgonfia, tutto il peso scende verso il pavimento. Fate la stessa cosa, lasciate proprio che tutto il peso si appoggi a terra contemporaneamente. Con il torace e con l'addome. Inspiriamo profondamente, gonfiamo. Espirando, lasciamo andare. Iniziamo lentamente.
posizione fetale, rimaniamo qualche istante in questa posizione. E lentamente con le mani ci aiutiamo a risalire e ci portiamo a sedere al centro. Inspirando portiamo le braccia verso l'alto, espirando mani alle ginocchia. Inspiro, apro bene il petto, allungo, e espiro, lascio andare indietro. Inspirando risaliamo di nuovo verso il centro ed espirando lasciamoci andare in avanti. Inspirando, risaliamo verso l'alto, portiamo le braccia verso il soffitto, uniamo i palmi ed espirando.